Il dramma della Shoah e il bisogno di non dimenticare a Milano, al binario 21, la consegna della medaglia d'onore ai discendenti dei deportati. Alessandra Costa. C'era anche Alfredo Belli Paci, marito di Liliana Segre, tra i 600.000 militari italiani che dopo l'8 settembre furono deportati e internati nei campi di lavoro dei lager nazisti per aver rifiutato di unirsi alla Repubblica di Salò. Al memoriale della Shoah la senatrice ricorda, attraverso l'esperienza del marito, il disagio di essere considerati prima traditori e poi, dopo la guerra, né capiti né onorati per il loro coraggioso no. Il filo della memoria è riannodato oggi da figli, nipoti e pronipoti. Sono loro che hanno ricevuto dal prefetto Riccardo Saccone la medaglia d'onore del Presidente della Repubblica in nome di 30 internati militari di Milano e della città metropolitana. L'onorificenza è stata istituita nel 2006 per italiani, sia civili che militari, internati in Germania. Questo memoriale è anche il loro memoriale, ha sottolineato Ferruccio De Bortoli, presidente onorario della Fondazione del Memoriale della Shoah.